L'inverno sta terminando, è già iniziata, sta iniziando la primavera e quindi adesso veramente si conteranno tutti i danni dell'uragano Vaia dello scorso fine ottobre, primi di novembre. Per quanto riguarda il mio comune, Santo Stefano di Cadore, contiamo 20 milioni di euro di danni, oltre che un danno enorme al patrimonio boschivo del territorio nella vicina Val Visdende, che appartiene appunto al censuario del comune di Santo Stefano di Cadore. C'è bisogno di sostegno, sostegno economico. L'appello della prima cittadina di Santo Stefano di Cadore è stato raccolto dai pensionati della CGIL, che hanno deciso di aiutare economicamente il comune di Santo Stefano, organizzando per l'8 e il 15 giugno due gite aperte a tutti nel comune Cadorino, i cui boschi furono decimati dalle tempeste dello scorso autunno. Non gite qualsiasi, ma gite solidali. Per rendersi conto della situazione e portare un contributo anche in termini sostanziali di tipo economico per un progetto finalizzato alla ricostruzione di quel territorio. Nella quota di partecipazione è già compreso un contributo di solidarietà di 5 euro che il comune di Santo Stefano destinerà a progetti di recupero del territorio. Lo SPI conta di inviare in Cadore 100 persone a ogni gita. Il CGIL si fa promotore di queste iniziative, ma noi speriamo che i partecipanti o tutti coloro che volessero darci una mano siano cittadini, tutti i cittadini, a prescindere dall'iscrizione o meno allo SPI CGIL. In gita in Cadore per solidarietà con il Cadore, intanto e magari per chi ci andrà l'occasione di conoscere quei territori e valutare una vacanza da quelle parti, altra maniera per chi può di aiutare da veneti altri veneti.